Bel Sant'Agata non avete affatto demeritato contro il Trapani, peccato perché il gol è arrivato proprio dopo l'infortunio di Naggi in un momento di sbandamento inevitabile. Sì, sicuramente usciamo un po' rammaricati e incazzati dopo questa sconfitta, dove comunque ce la siamo giocata, penso, alla pari contro la prima in classifica. E niente, dobbiamo ripartire da questa prestazione e cercare di migliorare le cose che magari potevamo fare meglio, soprattutto quando avevamo la palla. E magari con un pizzico in più di attenzione potevamo evitare quel gol preso a fine primo tempo, però ci teniamo la buona prestazione e ripartiamo da qui. Qualche fallo non sanzionato su Alagna e Mincica, quella gran parata di Ricai su Marcellino. È chiaro, il Trapani non concede tanto, ma avete avuto anche l'occasione di raddrizzarla. Sì, abbiamo avuto qualche situazione per pareggiare la partita, non ci è andata bene. Sì, anche qualche fallo che l'arbitro magari poteva sanzionare e non l'ha fatto. Però sapevamo che la partita era questa, che il Trapani comunque non a caso la miglior difesa del campionato, quindi ci avrebbe concesso poco. E noi dovevamo essere bravi a sfruttare quelle poche occasioni che ci avrebbero concesso. Peccato. La nota suonata agli infortuni di Capogna, Naggi e soprattutto Mincica, che potrebbe mancare per un po', è un giocatore che comunque al di là delle sette reti è determinante per voi. Sì, peccato per questi infortuni, specialmente quello di Mincica, che per noi è giocatore importante. Speriamo che i tempi non siano troppo lunghi. Ora abbiamo un po' di meritato riposo e poi dalla prossima settimana riprendiamo a lavorare e cerchiamo di recuperare quanti più giocatori possibile. Un giudizio sulla tua stagione, sei uno dei pochissimi riconfermati, uno dei leader di questo giovanissimo Sant'Agata, 20 anni di età media. Direi positiva, ovviamente uno cerca di fare sempre meglio, però sto cercando di dare una mano a questi ragazzi che comunque sono quasi tutti giovani, chi anche ha la prima esperienza in un campionato del genere. Sto dando un contributo importante per questa squadra e sicuramente lo darò fino alla fine. Tanti anni in CIE, Catanzaro, Messina, ti chiedo un ricordo di quell'esperienza nel capoluogo. Sicuramente ho dei bei ricordi di quell'esperienza, anche se è stata di pochi mesi, però sono stati mesi intensi e conclusi con una vittoria del campionato, quindi posso solo che parlare bene di Messina, del pubblico, e mi sono trovato bene, quindi solo bei ricordi.